buongiorno a Stefano Russo, che dirige l'Osservatorio delle Monografie d'Impresa. Ci siamo sentiti intorno a questa avventura in un altro incontro e oggi è una conversazione intervista, un'intervista conversazione da cittadini. Non vantiamo medaglie al merito delle conoscenze delle guerre, ma da cittadini ci proviamo a parlare intorno a questa vicenda della guerra in corso, guerra d'invasione in corso dalla Russia rispetto all'Ucraina. Noi abbiamo una lettura comunque da anni intorno a quelli che sono, diciamo, non cosiddetti, sono così, i servizi segreti, quindi i servizi segreti delle varie nazioni e ovviamente in particolare i servizi segreti americani e i servizi segreti russi. Ecco, se il segreto è una prerogativa dei servizi segreti, ed è una polizia, occorre ricordare, no, che è una polizia. I servizi segreti non sono esercito, sono polizia. E la polizia è amministrativa, è un'amministrazione con le armi. Non è la stessa cosa, no? Potremmo anche parlare poi, nel caso, di questa definizione particolare di Putin, no, che è un'operazione speciale militare. Io dico che se che è un'operazione di polizia, nel modo in cui la conduce, perché è tutto il suo servizio, quindi non è più un esercito, è tutta una polizia privata. Ma veniamo a questa precisazione che mi permette di passare la parola a Stefano Russo, ed è che noi da cittadini interveniamo sulla per dire così, sui servizi intellettuali di queste cose senza più segreto. Cioè, noi non ci atteniamo alla segretezza dell'informazione, che è come altra faccia da entrambi e da ciascun campo di questi campi di guerra viene chiamata oggi, non a torto, fake news. Prego Stefano, cominciamo da... Allora, io ti dicevo già prima questa guerra, questa è la mia opinione personale, di questa guerra non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla, evidentemente da molte parti, soprattutto da parte di politici coinvolti direttamente e non coinvolti direttamente, gli stessi politici italiani commentano la guerra come se fossero a conoscenza dei fatti. In realtà io credo che nessuno, salvo chi è sul posto e coinvolto negli eventuali combattimenti, sia a conoscenza di questi fatti. È un pochino, è un po' la stessa storia, se vuoi, del Covid. Io non ho ancora capito se il Covid fosse oggettivamente una realtà simile a quella che ci è stata raccontata, se non lo fosse. Ho percepito una sola cosa, che a vari livelli, e qui sta succedendo, che con la guerra sta succedendo la stessa cosa, a vari livelli ognuno sfrutta l'occasione per propri interessi che probabilmente nulla hanno a che fare, non avevano a che fare allora con il Covid e non hanno a che fare ora con la guerra. L'unica cosa che io mi sento di valutare è l'assetto che tutto questo sta prendendo. Ancora una volta,
c'è la personificazione assoluta. La Russia è Putin, l'Ucraina è Zelensky. Un'altra cosa che, di cui io ho percezione, non certezza, attenzione, è il ruolo dei civili ucraini. Allora, benissimo, civili ucraini precettati per stato di guerra. Non ci è dato sapere quale sia stata la reazione o l'impressione dei cittadini ucraini. Noi abbiamo le notizie ufficiali. I cittadini ucraini precettati per stato di guerra, ma non arruolati, armati come cittadini. Se questo corrispondesse al vero, io credo che questo sarebbe veramente spaventoso. Per una serie di motivi, il più banale. Esiste una convenzione di Ginevra che riguarda i combattenti ufficiali, non i, come vengono chiamati adesso, membri della resistenza. Cioè, se io do a un civile in mano un'arma e il nemico mi cattura quel civile, è perfettamente legittimato a giustiziarlo. Perché non sono stati arruolati? Però stai spostando tutto l'asse dalla parte dell'analisi degli ucraini. Qui abbiamo un esercito, abbiamo un'armata, un esercito russo che sta radendo al suolo un'altra nazione. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io per esempio parto dall'analisi della Russia, da chi invade, analizzo anch'io entrambe le posizioni. Io non parto né dall'analisi della Russia né dalla parte della. Io parto dall'analisi mia, le cose che mi vengono in mente. Poi, circa 40 anni fa qualcuno inventò uno slogan che è il più imbecille che sia mai stato coniato nella storia dell'umanità. I fatti separati dalle opinioni. Fatti separati delle opinioni non esistono. Poi non possono esistere. Chiaro. Nemmeno quello che viene chiamato scientifico lo è, perché ha comunque una sua matrice. Vale per ambo le parti. Quando uno si sveglia la mattina, perché ha messo giù il piede destro e il piede sinistro, perché aveva dormito bene o dormito male, perché ha avuto mal di pancia, perché c'è il sole o perché c'è la nebbia, ha un suo inserito nel suo modo di essere, ha un atteggiamento. Quello che gli appare allora come fatto viene filtrato attraverso le sue opinioni. È una cosa unica. C'era un bellissimo, scusa se divago, ma una rivista che non so se esista più nemmeno online, che si chiamava Alfabeta, che usciva negli anni Ottanta. Sì, verso la fine degli anni 70 ha cominciato, sì. Esatto. C'era una rubrica fissa che era sviluppata da una serie dei primi usciti dal Dams di Bologna. E mi ricordo che per una certa serie di numeri valutavano il posizionamento delle notizie nell'ambito della stampa. E facevano notare giustamente una cosa. Al di là dei titoli, che oggi tra l'altro hanno assunto una valenza quasi assoluta, il 90% legge i titoli e poi chi se ne frega di cosa c'è scritto dentro.
esimono dal leggere il resto. Esatto. Al di là di questo, la posizione della notizia è importante. La vicinanza di una notizia all'altra è importante. E se io ti racconto di fatti di mafia e poi ti racconto di fatti privati del signor X, il connubio è immediato. Fa parte delle fake news, quel tipo di lavoro. Ecco, sì. Sì, cioè le fake news non sono state inventate senz'altro ora, molto più vecchie. Sono vecchie come l'uomo. Le favole dei popoli sono queste. Infatti. Le novelle dei popoli. E di cosa stavamo parlando? Sì, dell'approccio all'analisi della guerra. Sì. Riguarda l'approccio. Cioè, allora, io guardo l'approccio. Le uniche cose che posso ritenere probabili, se non vere, nulla è ritenibile vero, come dicevo prima, le uniche cose che posso ritenere probabili sono le cose contro se stesse che una parte afferma. Se io affermo di essere gravemente malato e devo fare la figura di essere forte e robusto, probabilmente rischio anche di dire la verità. Potrei anche, però è probabile. Allora, io conosco abbastanza poco una questione, che è la famosa questione del 2014, del 2018, eccetera, eccetera. Io quella del 14 ho alcuni elementi che non sono quelli correnti comunque. Ecco, io la conosco abbastanza poco, per cui non mi sento di addentrarmi su questo. Da parte di chi è visceralmente filorusso, viene tirato fuori il discorso del Donbass, di 14.000 morti, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro, non so se l'avevi visto, pubblicavo ieri su Facebook una cosa che mi ha colpito moltissimo a proposito di morte. Io sono venuto a conoscenza, perché non lo sapevo sinceramente, se lo sapevo non lo ricordavo più, dell'episodio del grande smog di Londra del 1952. Sì. E tra i morti di quei 4 giorni, ai morti dei successivi 3 mesi, in più della media normale, sembra che i morti siano stati 14.000. Chi se ne ricorda più? Se ne ricorda più. E qui viene descritta una guerra di distruzione di cui non è dato sapere il numero, perché ci sono numeri da una parte, numeri assolutamente diversi dall'altra. Io perché dovrei credere a una parte o credere all'altra? Parlassi benissimo. Lo stesso Zelensky ogni volta che parla di morti ne aumenta di 20-30 mila, gli stessi russi ogni volta che parlano di morti li calano, per cui non lo sappiamo, però a me pare non faccio il grillo parlante, a me pare però che questo vada sempre ad assolvere Putin. No, assolutamente no. E ho questa sensazione io. No, io non ho capacità assoluta. Non si tratta di... Allora, io ti permetto una cosa, spero di essere abbastanza sincero in questo. Tu sai, forse ne abbiamo già parlato, che io per mie vicende personali, del quale sono coinvolto,
e per i quali ritengo di avere delle conoscenze proprio per questo fatto, non è un sentito dire il mio, è un essere coinvolto. Io ho un odio viscerale verso gli americani. Ho scoperto 40 anni dopo che mi hanno rovinato la gioventù. Per cui io ho un odio viscerale verso gli americani, però ritengo altrettanto che la famosa frase "il nemico del mio nemico è mio amico" sia una frase da imbecilli. Il mio amico è il mio amico, punto. Poi i rapporti tra di loro non influiscono sul mio sentiment, assolutamente, per cui io non so, non è che adori la Russia perché odio gli americani. Io odio gli americani, questo è poco ma sicuro. E tra l'altro, altra cosa che, sempre divagando, io vi sto chiedendo una cosa. Perché la Russia non ha ancora attuato il suo combattimento nucleare assoluto, che non è sganciare una bomba atomica e chiudere il gas? Io posso rispondere però a questa questione. Dimmi. È molto semplice. Il livello di fake news fa passare appunto che ci sono stati libri, che è una guerra da shock delle civiltà, per esempio, da una presunta civiltà della grande madre Russia a quella dell'Occidente, che hanno principi differenti. A quella che tu hai fatto riferimento e che c'è da leggere, cioè di personalizzare il conflitto, per cui sembra quasi un conflitto tra Putin e Zelensky, e come fanno alcuni cosiddetti grandi osservatori e strateghi, arrivano a dire che Putin mai incontrerà Zelensky, per esempio, perché? Beh, perché non lo ritiene un interlocutore, eccetera, nemmeno lontanamente. Nemmeno si è piegato e perdesse completamente. Ma vengo alla risposta tecnica molto semplice. Quindi c'è un livello di analisi che ciascuno che ha qualche lettura, esperienza in qualcuno di questi settori fa, no? Tu fai questa lettura, procedi con questa lettura perché 40 anni fa hai avuto a che fare con i servizi segreti americani e con quello che facevano in Italia. Chi ha a che fare, per esempio, con i militari, con gli strateghi, ha a che fare con le scuole militari, che non è la stessa scuola di servizi segreti. Allora, non solo hanno letto gli stessi libri, sia a est che a ovest, che a nord che a sud, perché sono quelli, nonostante tutto quello che vanno a aggiungere, si potrebbero anche condensare in tre capi, in quello cinese, visto che era cinese, in Sun Tzu, in Machiavelli, italiano, fiorentino, perché all'epoca l'Italia non era Italia, e la Germania con Clausewitz. E i russi non amano Clausewitz, va bene. Vengo dunque. Nessuno di costoro e tutta la pletora di strateghi e di militari eruditi su qualcosa sconfermerà mai che qualcuno sia riuscito a aprire due fronti importanti, aggiungo importanti perché ho qualche dubbio sulle mie letture, perché non ero attento a questi dettagli ma ad altri. E quindi, perché Putin non ha ingaggiato, allora l'ho sentito dire da Alexander Adler, esperto di relazioni internazionali, figlio di russi, giornalista, storico, ha amici russi
informatissimi, come l'ambasciatore attuale russo in Vaticano, è amico di alcuni dissidenti in Occidente, non gli oligarchi diventati quasi dissidenti, ma diciamo anche i nomi del regista russo francofilo ormai, Pavel Longin, e del grande scacchista Garry Kasparov. Ora, il Alexandra Adler ha detto che, una frase che ho colto in altri giornalisti, ha detto che sta usando l'1% dell'esercito Putin. Poi anche questa può essere una fake news giocata per ottenere certi effetti. Però 1, 2, 3, d'accordo, più di uno lo dice. Allora, accettiamolo, non come fake news, come questione. Accettiamo che c'è chi dica che non sta usando tutto, è anche la mia sensazione, non sta usando l'arsenale e gli uomini a disposizione, non sta impiegando una grossa parte dell'esercito. Prima di andare a diventare sottili nelle specifiche, che possono essere che sta usando gli islamici, che sta usando i ceceni, perché non vuole che possano nemmeno sparare un colpo gli ucraini a Mosca, perché non parte un missile e va a distruggere il Cremlino, perché questo porterebbe il conflitto interno. Ma veniamo all'interno: nessuno dei militari in questo momento è un idiota, in nessun posto del mondo, anche quelli che ci paiono molto idioti, nell'andare alla guerra, hanno una loro razionalità che non accetto, che non condivido, ma hanno una razionalità che va indagata. Questa razionalità è questa, non sono, accettiamo anche questa fake news della personalizzazione, la uso in parodia, non sono i due che stanno facendo la guerra, sono i tre. Uno dice no, guarda, sono i quattro, sono i cinque, no, un attimo, prima di tirarci dentro la Russia. Sto parlando di Xi Jinping. Poco prima di partire per questa guerra c'è stato una specie di patto Ribbentrop, quello delle Olimpiadi, Molotov, il 24 di cos'è stato? Il 4 di febbraio si sono incontrati Putin e Xi Jinping, poi Putin è partito. Ecco il punto. Anche lì ironia nel fare un grande parallelismo, e ho detto che era rischio conversazione, non solo intervista, ma ok. Ed è che sta al posto di Stalin Xi Jinping. Stalin e Hitler non avevano nulla in comune, poi noi possiamo trovare moltissime cose in comune, ma non avevano nulla in comune come progetti politici e geopolitici. Accade che Stalin lascia partire Hitler e quando è al massimo, lui non ha usato l'1% del suo esercito, e quando è in piena guerra e che quel fronte gli prende tutto, Stalin sta per partire, poi Hitler l'anticipa di una settimana, ma poi è andata che ha aperto due fronti e anche Hitler non ce l'ha fatta. Quindi Putin, qui è strategico e militare la mia proposta di lettura. Putin usa, per motivi interni, ha strutturato l'armata, eccetera, mercenari, questo e quello, poi c'è tutta la propaganda sopra che gli permette di fare e altre cose, ma non ha fatto una guerra e non fa una guerra in cui carica tutto, tiene al posto del caricare, di usare tre quarti dell'esercito, tiene l'opzione nucleare che è una minaccia come minaccia, e assolutamente non apre un fronte grosso, perché non è eletto, i giornali ne parlano pochissimo, come iniziano a parlare della Cina, ma ne parlano molto poco, perché altrimenti io non so quali... Ah, il Drago, allora, perché il Drago fa un balzo e arriva a Mosca e se la magna tutta la Russia. Quindi non apre un doppio fronte perché non è cretino come è stato Hitler. E io non apprezzo assolutamente, no? Per me è un tiranno e quindi non ha chance, che poi le tirannidi, no?
le democrature tiranniche, tanto sono simboli, democratura autoritaria usata dai sociologi, democrature impiegato sia da Armando Verdiglione e purtroppo anche da Alexander Dugin in questo caso, usano il termine democratura, cioè democrazie che hanno che guardano, hanno il modello della dittatura, sono affascinati dalle dittature. Adesso restituisco la palla, per dire così, con l'aggiunta di Xi Jinping e prosegui nella tua lettura. Cioè, io capisco che è importante, l'ho sempre capito. Questo, per carità, questo darebbe una risposta al mio perché non chiudere il rubinetto del gas. È la stessa cosa, se vuoi, specularmente, dell'atteggiamento europeo. Cioè, io ti mando... allora, in questi giorni ho sentito, i partigiani italiani, il 45... Piano. I partigiani italiani hanno cominciato le operazioni belliche il giorno dopo, l'8 settembre. Quando gli alleati avevano già arrivati il piede sul terreno, non prima. Qui è diverso. Allora qui tutti i paesi europei, America compresa, e più l'America, cioè l'America, i paesi europei su indicazione americana inviano armi. Peraltro inizialmente vuotando i propri magazzini, sì, hanno dato le cose più vecchie. Di rottami. D'altronde questo succede costantemente in tutte le guerre, c'è bisogno di smaltire. Quindi sono fatte per smaltimento, è stato un generale italiano a dire questo, 15 anni fa. Ma al di là di questo, io ti mando le armi, ti faccio le sanzioni, però attenzione, io non sono in guerra. C'è qualcosa che non mi suona, c'è qualcosa che non mi torna in tutto questo. Cioè, o io combatto o io non combatto, o io ritengo di dover combattere o io ritengo di non dover combattere, o lo faccio o non lo faccio. Questo fa parte delle fake news comunque, chiaro? Viene con la von der Leyen stessa... Allora. Che dice, che si scandalizza sulla questione dei rubli. Dice, non possono farlo. Come non possono farlo? Cazzo, ti hai appena mandato le armi al loro nemico e loro però non possono fare questo. Ma cosa gliene frega del contratto? C'è una poltiglia intorno a tutta questa questione. Come sempre. C'è una poltiglia che avvolge tutto. E come quindi, possiamo leggere questa poltiglia? Analizzarla, dissiparla intellettualmente? Non lo so, perché non vorrei cadere nell'errore che questa poltiglia... Ma allora vale a accettare la poltiglia, sì, se però, non si analizza. Però vedi, l'errore fondamentale che questa poltiglia causa, qual è? Ecco, forse questa è stata una piccola analisi. Ognuno, stessa cosa che è successa per il Covid, ognuno prende al balzo un argomento, una parola, un dettaglio, un rettangolino, un pezzo del puzzle e su quello costruisce la sua storia. E allora qual è la direzione per intendere? La direzione per intendere è, come sempre, una visione un pelino più olistica della questione. Io dovrei riuscire a vedere per poter sentenziare, perché potermi fare un'opinione, l'opinione ce l'abbiamo. Io parlo di analisi, non di sentenze, ma prego. Ma di fatto è una sentenza, perché l'analisi intesa come speculazione su un'opinione ce l'abbiamo tutti e la facciamo tutti giornalmente su qualunque cosa. Questa è la negazione dell'analisi per me, ok?
È la negazione dell'analisi questa. Ogni mattina ci svegliamo. Sì, ma questa è la, non pensiamo. È l'analisi, questo è il punto di vista di ognuno, non è l'analisi. Sì, però l'analisi scientifica cos'è? L'analisi scientifica deve partire da dati oggettivi. I dati oggettivi, secondo me, sono troppo pochi per poter fare un'analisi. Non abbiamo materiale per poter fare un'analisi, come l'hai detto. Invece, secondo me, ci sono. Cioè, anche quando l'elemento è coperto da 12.000 strati di fango, la copertura si legge. Però la palettina per andare a il pennellino per andare a togliere man mano gli strati di polvere ed arrivare all'oggetto. Non c'è questa... vabbè, prego comunque. Sta a te, ma non c'è, sono tutte questioni che io sono solo 45 anni che leggo e scrivo. Non c'è dato oggettivo. Ciò che è dato non è dato. Quello che è ritenuto dato è una convenzione sociale. Allora noi abbiamo a che fare con dati che vengono da una convenzione di qua, una convenzione di là, ma quel che arriva di originario cos'è? Che cos'è che viene occultato da ambo le parti? Ambo le parti si attengono alla parola libera? Si attengono alla cittadinanza? Chi tra queste parti si attiene alla cittadinanza e come? E chi cerca solo la sottomissione e come? Vedi, non è così. Su questo, non mi pare che siamo. Su questo mi porti. Non brancoliamo negli strati di fango. Su questo mi porti a uno dei motivi del mio anti-americanismo viscerale. Oggi, nella civiltà occidentale, esiste questo concetto di assoluta libertà, che è dato dal fatto che ognuno può parlare di quel che vuole. Questa non è libertà. Noi non siamo qui per quello. Ci proviamo. Questo non vuol dire essere liberi. Io parlo per mezz'ora, dico tutte le mie verità e quindi... Se la società di queste verità non frega nulla, cosa ho risolto? Questo mi porta a pensare, altra questione molto simile, molto la questione del politically correct, no? La questione di politica del politicamente corretto. Ah, corretto, era la parola corretta. Che quello viene dato come simbolo di libertà. Da che? Da cosa? Abbiamo smarrito, secondo me, il concetto di essere liberi, perché si è liberi per qualcosa, non da qualcosa. Chi è libero, come diceva Nietzsche, chi è libero da qualcosa è uno schiavo. Si è liberi per qualcosa, ma se tu non hai questa libertà per qualcosa, torni ad essere lo schiavo di prima. Per cui io ho dei dubbi che quella russa, che quella cinese, che quella afghana siano libertà. Ma ho anche dei dubbi molto forti che quella occidentale sia una libertà. Questo non parifica, non bilancia, non parifica, non No, non parifica, anzi una guerra è in corso, io non sto negando la guerra. Non l'assumo, non l'accetto. Ma divide, no, poi sai, con questo penso che ha raggiunto sì. Anche un certo livello di tempo, con questo chiudo. Io mi ascoltavo qualche settimana fa un videino che c'è in rete, che è di un
di un ex militare italiano che combatte in Donbass dalla parte dei separatisti. Questo ci tiene molto, è vero, non è vero, tiene molto a dire che lui non è un mercenario, ma è di come volontario. E dice una cosa che mi ha colpito moltissimo. Poi ti chiedo una cosa, un'altra cosa che mi ha colpito, che mi hai detto tu invece. Comunque questo dice, e questo gli chiedono, ma dice, ma alla fine dice, perché lei è venuto qui? E questo dice, dice, mi sono stati descritti una serie di mostri, Assad, Gheddafi, Saddam, Bin Laden, Putin oggi. E cioè io mi sono chiesto e mi sono dato una risposta, cioè è arbitraria, non so se sia giusta, ma è la risposta che io mi sono dato. Ci siamo sicuri di non essere noi i mostri? E questo mi ha portato a venire qui. Questo mi ha colpito molto, non dico ha ragione o non ha ragione, questa è una sua opinione, lui la dà come sua opinione. Ti chiedo una cosa. Ma infatti solo a livello di quello che viene chiamata oligarchia, i media sono attenti a cosa sta capitando agli oligarchi russi. Ma l'oligarchia mica è russa, l'oligarchia è mondiale. Madonna, scusami, sei... La questione è Elon Musk, cos'è? La questione... Il boss della Apple, vabbè, cos'è? Non è risolvibile, ma diciamo, e non c'è questa questione della soluzione, ma da una parte c'è l'oligarchia mondiale che dirige tutto nel senso della fake news. Sono fabbriche, le università planetarie sono fabbriche di fake news e di fake mestieri, spesso. Ma dopo aver cercato di frenare il dissenso delle moltitudini, quelle famose che nelle percentuali, no, uno possiede quello che l'altro miliardo non ha, e dopo aver cercato questa dottrina e aver frenato le ribellioni delle masse, per dirla con una citazione di un titolo, no? Ancora una volta è la congiura degli idioti, cioè la congiura di palazzo, non è più la congiura di piazza, non sono più le cosiddette rivoluzioni sociali, è una guerra tra gli oligarchi nel pianeta. Cioè, infatti, che Putin stia quasi finendo la sua carriera pare dovuto, secondo questo storico che ho citato, Alexander Adler, al tentativo, quindi, dell'oligarchia russa rimasta al potere di far fuori l'inservibile parkinsoniano o malato di cancro Vladimirovich, mi pare che abbia anche un secondo nome, Putin. E qui sembra però siamo nella posizione di Cervantes, abbiamo davanti i mulini a vento incredibili, abbiamo l'oligarchia, abbiamo i presunti numeri uno dell'oligarchia, a persona, no? Putin, Zelensky oggi, e Xi Jinping, con tutte le differenze di ciascuno uno dall'altro, e abbiamo la congiura impossibile degli idioti, degli imbecilli, cioè di quelli che non ce l'hanno il potere, no? Gli idioti hanno il potere, gli imbecilli sono quelli che non ce l'hanno. Ma infatti un'altra cosa che ma così però non c'è la battaglia di parola. Noi ci troviamo su questa bella collina di Verona, dove noi forse riusciamo ancora a fare queste interviste,
Difficile sarebbe farla su una collina appena fuori Mosca questa intervista oggi, no? Lo sai tu. Anche questa non avrà una grande circolazione. Anche questa. Come anche quella questa... che potrebbe non avere grandi circolazioni in Russia. Beh, ma sai, panorama... io è da solo da 45 anni che leggo anche la Russia come. Ma sai, nel momento in cui la cosa non fa piacere al potere e non è smontabile diversamente, nemmeno nelle colline di Hollywood le puoi fare queste cose. Non cambia nulla. Non è una gran cosa che anche a proposito di Hollywood, un'altra cosa, se mi permetti, che mi ha colpito moltissimo. E qui andiamo in conclusione. E qui torna il mio odio viscerale verso gli americani e tutte le considerazioni che automaticamente mi vengono in mente. A me ha fatto impazzire la genesi di Zelensky. La genesi con guarda caso la serie TV con la quale diventa presidente, mi ha fatto veramente impazzire. Eppure nessuno dice no. Perché nessuno dice no? Perché si dice pieno di articoli su questo. Sì, però con molta attenzione. Allora, gli articoli non sono altro che il modo con cui vengono alimentati i social, la vera comunicazione è sui social. Sì. Gli articoli, che spesso sono titoli, sono l'alimentazione. Il nutrimento, sì. Sui social, questa questione, su questa questione delle serie TV, eccetera, sì, viene cavalcata da chi è schierato da una parte, ma dalla grossa massa che sta nel mezzo, che non sa da che parte girarsi, ma che alla fine si gira dalla parte alla quale conviene girarsi, non hanno il coraggio di contestarla. Beh, la maggior parte di chi pone queste questioni sta schierata completamente dalla parte di Putin. Chiedono sì. A Zelensky di rassegnarsi, no? È come se chiedessero a David di rinunciare perché Golia è grosso. Per esempio, questa non è la mia scuola. Ma sei. Però volevo accennare a un dettaglio. Un'altra cosa che tu avrai visto. Entrambi, paradossalmente, sia Zelensky che Putin, sono laureati in legge. Attenzione però. Solo che uno ha fatto la scuola, dopo ha fatto la scuola del KGB. L'altro dell'industria culturale americana, che non è proprio la stessa cosa, anche se ha quella. Permettimi, Giancarlo, su questa questione, che è una delle questioni fondamentali che viene dibattuta oggi. Io tengo sempre conto di una cosa, che il mi piego ma non mi spezzo è proprio del rivoluzionario. Mi spezzo ma non mi piego è proprio dell'eroe, cioè del semidio che combatte sapendo di perdere, o dell'imbecille. Ma non c'è questo sapere, però non c'è questo sapere di come andrà questa guerra, non ce l'ha, non ce l'hanno gli uni, non ce l'hanno gli altri, non l'ha mai avuta nessuno, non c'è questo sapere. Sembra più come questo sapere sarebbe più vicino a quello presunto dei sondaggi. Non sondano niente, ma servono per dirigere, certo, per dirigere le battaglie, certo. Fanno parte della propaganda. Certo. Abbiamo affrontato questioni insormontabili. Sì, assolutamente insormontabili. E siamo assolutamente non all'altezza della questione, eppur da questa collina qualche cosa si ode. Nessuno è all'altezza di questa questione, secondo me. Nessuno qui. Non c'è, infatti. Fuori dal teatro di guerra, nessuno è all'altezza di questa questione. E allora l'analisi di ciascuno
è quello che può, è quello che conta. Ma sai, io ho consultato solo una cinquantina di libri recentemente su Putin, solo. La maggior parte di chi fa queste sparate sui social non legge, non legge, non legge. Quindi concludiamo con un proclama, leggete. Che male non fa. Grazie, grazie, grazie a Stefano Russo per questa intervista conversazione. Abbiamo mantenuto questo titolo, è stata proprio un'intervista conversazione. Per questa inutile conversazione per la parte mia. Magari abbiamo offerto qualche spunto di lettura a qualcuno che sarà, ma molto, sai, più come interessante. Ti disse, come ti dicevo l'altro giorno, il fatto di, tu mi hai detto, sarà una chiacchierata su domande. Una chiacchierata su domande, con domande basta. È molto più interessante di una che tante risposte. Sulle risposte. Beh, abbiamo posto molte questioni. Grazie ancora.